Ciao dal mio Pilates, benvenuti alla lezione di Total Body Circuit, quello che ci serve oggi. Scarpa da ginnastica, 45 minuti di tempo, tanto fiato e un po' d'acqua. Iniziamo a bere un sorsino d'acqua. Teniamoci l'acquetta qui, non si sa mai che ci venga sete, ogni tanto sorseggiate, non fate glu 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 glu, mi raccomando, altrimenti poi nello stomaco ci rimane, come dicono a casa mia, cos'è? Vengono le rane nella pancia e mentre si fa il movimento non è proprio il caso, però tenete, idratatevi, soprattutto anche a fine lezione bevete invece glu 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 tanta acqua, ok? Iniziamo ragazzi, scarpa da ginnastica direi obbligatoria, ok? Quando facciamo i percorsini, quelli brevi di riscaldamento, va bene anche senza scarpa, dura poco, eccetera, ma oggi la lezione è interamente in piedi, ci sono salti, saltini, saltelli, quindi dobbiamo ben proteggere le nostre articolazioni, è anche più confortevole ovviamente, e soprattutto caviglie e ginocchia. Poi effettivamente non è che fa male lavorare senza, però è più safe in un certo senso avere una buona scarpa da ginnastica con un buon plantare, un buon sostegno, ok? Molto bene. Io ho lì la mia sveglietta, mi sono migliorata, lascio da parte il cronometro perché mi incasino. Vi state muovendo anche voi, eh? Tanto vi racconto un po' così ci attiviamo. Ho qui la mia sveglietta per guardare bene i tempi, i secondi. Sapete che nel Total Body Circuit lavoriamo ovviamente tutto il corpo, ok? Con dei momenti di alta intensità, recupero attivo-passivo che vi dico di volta in volta. Ok? La lezione sarà composta di una parte di riscaldamento che stiamo già facendo. Nel riscaldamento voglio che ci sia una prima attivazione, diciamo, dei sistemi metabolici. Partono genericamente un po' tutti, poi vanno in prevalenza a seconda dell'intensità che utilizziamo. Ok? Nel riscaldamento quindi dobbiamo fare un'attivazione metabolica, un po' di movimento per tutte le ossa e poi ci sarà la cosiddetta spiega degli esercizi che andremo a fare molto più velocemente dopo, per cui non ci sarà proprio il tempo del dettaglio. E poi invece andiamo sul percorsino, mi è venuta in mente una cosa che devo abbassare la temperatura, fatelo anche voi se siete in una stanza molto calda, altrimenti altro che un litro d'acqua poi, no, diventa veramente spiacevole. Ecco, stavo dicendo appunto che dobbiamo presentare i vari esercizi che poi faremo molto rapidamente, quindi non ci sarà il tempo di spiegarli nel dettaglio. Ora cominciamo ad aumentare un pochino il ritmo della passeggiata sul posto, spingendo bene con la pianta del piede, allunghiamoci bene in alto con la colonna e muoviamo bene le braccia. Altra cosa che mi preme è proprio spiegare gli esercizi affinché ci sia controllo anche nella parte posturale, ok? I percorsini che facciamo vanno ad attivare il cosiddetto, cioè determinati meccanismi energetici e che come li potete poi percepire in termini di miglioramento? Prendetevi di riferimento, per esempio, se avete delle scale da fare quotidianamente, le fate anche un po' a bomba perché siete in ritardo. Almeno si parla di 2-3 piani, fate i gradini 2 a 2, verificate com'è il vostro fiatone, nel giro di pochi giorni anche, perché il vostro corpo reagisce dopo questa lezione migliorando quel meccanismo di dare tanta energia, diciamo, subito in uno scatto che chiaramente duri non tantissimo, ok? Altro risultato nel tempo, che qui ci vuole chiaramente un insieme di fattori, cioè fare almeno 2-3 volte alla settimana attività fisica, almeno 2 volte questo tipo di attività se vuoi veramente incidere sul dimagrimento, se è quello il tuo obiettivo, perché abbiamo un lavoro che va, facciamo un lavoro che va a stimolare proprio anche la lipolisi, non tanto durante, solo marginalmente durante l'attività, ma nella fase, diciamo, del riposo, nelle ore successive alla lezione.
Bene, direi che vi ho intrattenuto un pochino con questi discorsi, quindi mi raccomando, fate come dire dei test sul vostro cosiddetto fiatone, oppure se andate al parco fate una corsa o uno scatto, qualcosa, sempre lo stesso, verificate, non so, tempi, durata, eccetera, e vedete come reagisce il vostro corpo. Il fiatone c'è ancora, però magari se un po' meno affanno, il corpo è più pronto a scattare. Molto bene. Ora scaldiamoci un po' anche con le spalle, facendo dei movimenti che oltretutto agevolano anche la nostra percezione di respiro più profondo. Inspiro, elevo le braccia, continuo a marciare, né? E giù. Inspiro e giù. Io abbasso ancora un attimo la temperatura, voi continuate, altrimenti fondo da qui a fine lezione. Vai ancora e giù. Alza un po' di più le ginocchia adesso. E voilà, muovi le spalle, continua in una marcetta e fai delle circonduzioni delle spalle. 1 2 3 4 5, 5 circonduzioni con il braccio destro, 1, 2, 3, 4, cambio l'altro braccio, 1, 2, 3, 4, tutte e due assieme, 1, 2, continua a marciare, 3, 4, 5, scarica un po' le braccia, molto bene. Continua a spingere bene con i piedi, non ti fermare, mi raccomando, oscilla bene le braccia, muovile avanti e indietro, in opposizione con le gambe. Mentre esegui questo movimento, giri la testa da destra a sinistra. Prepariamo anche le articolazioni del collo, ok? E facciamo anche un po' di propriocettività e di equilibrio, perché nella rotazione del capo da destra a sinistra, magari ora non lo percepite, ma il corpo si adatta, perde, come dire, la fissità del punto avanti, per cui si deve adattare. Molto bene. Ossigenati bene. Prova ad alzare un pochino di più le ginocchia ora. Intensifichiamo un pochino questa marcia e andiamo ogni tre volte che fai il passettino a terra, alzi un piede, vai a toccare con la mano il piede, con il piede la mano. Quindi non è solo la mano che va giù, non ci deve essere il busto che si curva, ma che fa un leggero twist rimanendo diritto, un leggero twist con allungamento del braccio e su bene la gamba, ok? In questo modo andiamo anche ad attivare un po' l'extra rotazione delle anche. Le useremo parecchio, perché uno degli esercizi principe, che oltretutto ci fanno bene a gambe e glutei, sono gli squat, che prevedono una buona mobilità proprio delle anche. Quindi su bene, mi raccomando. Voilà. Ora, anziché toccare il malleolo interno, ogni tre, con la mano dello stesso piede, diciamo lo stesso lato, vado a toccare l'esterno, il malleolo esterno, provocando una sorta di intrarotazione dell'anca, molto controllata, ok? Vai, mantieni il ritmo, mi raccomando, trova la coordinazione. 1, 2, 3, kick. 1, 2, 3, kick. 1, 2, ogni tre stacco un piede, quindi viene in automatico l'alternanza, eh? Molto bene. Ora faremo, sempre per lavorare un pochino movimenti che poi troveremo anche dopo, uno step touch, un lungo passo laterale, ok? Veramente allunga il passo rispetto a quello che faresti naturalmente. La gamba interna chiude veloce e con il piede appena appena tocco l'altro piede senza trasferire il peso, è solo un tocco, ok? Mantieni la velocità, la lunghezza del passo, fantastico.
Adesso, come vi dicevo, andiamo a vedere i singoli esercizi che ci torneranno utili nei percorsi successivi, quindi manteniamo intanto alto il nostro lavoro, ma puliamo un po' l'aspetto posturale perché poi non ci sarà tempo nella velocità. Alcuni esercizi sono molto molto semplici, basta dire il nome e scatta subito, comunque vediamoli un po' singolarmente. Allora, corsa sul posto, ok? Fissate un punto, una piastrellina, quello che volete, e cerchiamo di correre, viene quasi spontaneo proprio chiudersi anche un po' in avanti per esagerare proprio nella velocità, ok? La fase di volo del piede è veramente minima, altrimenti diventerebbe uno skip alto, ok? Qui è proprio la velocità necessaria al movimento delle braccia, quindi non state chiusi così, mi raccomando, non so perché lo dico, muovete le braccia perché il movimento delle braccia aiuta poi anche proprio ad aumentare la frequenza cardiaca, molto bene. Ecco, forse non abbiamo mai visto la fondo laterale con l'allungo, faccio vedere in diverse postazioni, non state lì così però, ho beccato, nel senso... Consideratela sempre come riferimento questo movimento, questa passeggiatina sul posto, ok? Finché guardate con attenzione e provate poi ovviamente insieme a me. Allora, createvi dello spazio laterale perché ci deve essere un lungo passo con l'affondo. Vediamo prima solo questo, ok? Sempre un po' dallo stesso lato. La cosa importante, ragazzi, ve l'ho già detto diverse volte, è che il ginocchio, quando si piega, deve proprio essere, vedete, sulla stessa linea del piede di terra. Non deve essere, per capirsi, né così né fuori, in linea, ok? Dopodiché, da questo lato, vedete che quando faccio l'affondo, non è un affondo dove il ginocchio va oltre il piede, non solo deve essere in linea, ma non deve superare il piede. Motivo per cui va spinto ben indietro il bacino, con la schiena, le spalle che scendono un po'. Fate attenzione che la schiena non deve né incurvarsi, né essere esageratamente giù e inarcata. Un po' di inarcamento c'è, ok? Perché questo favorisce anche il reclutamento del... il prestiramento, diciamo, anche del gluteo, ci fa altro che bene, ma non esagerate nell'arco della schiena. Lo percepite perché viene quasi immediatamente fastidio alla schiena. Proviamolo un po' anche dall'altra parte. Quindi partiamo dal passo. Mi raccomando lungo, perché se fatto così corto non ha un senso, non viene proprio bene, ok? Ah, mi sono dimenticata una cosa. Allora, anche il braccio. Allora, vediamolo da questo lato. Quando faccio il passo con la caduta, pensa di toccare lo schermo, se ce l'hai proprio davanti, o qualcosa davanti a te, ok? Il braccio opposto alla gamba che si piega. Quindi posso partire, se vado a sinistra, con la mano destra alla spalla, giusto per dare una coreografia, tra virgolette, dove metto la mano, ok? Affondo a sinistra e allungo avanti, braccio, mano destra e ritorno. Lungo l'altro può stare al fianco, ok? Lo chiameremo affondo laterale con allungo. Jumping jack, classicone, parto a piedi e braccia unite, saltellino, apro e chiudo. Valutate di avere spazi, mi raccomando, a volte si parte veloce magari troppo vicino alla libreria e le nocche sulla libreria fanno male, ok? Dopodiché abbiamo corsa, ripassiamo anche verticale e orizzontale, lo chiamerò rapidamente, il passaggio fra la stazione eretta e la stazione, diciamo, orizzontale del corpo, non esattamente proni pancia in giù, ma una sorta di panca frontale. Quindi, con le gambe leggermente separate e vi allungate in alto, ok? Su, 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 su. Poi, giù, 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 è uno squat mascherato, vado a posizionare le mani davanti ai piedi proprio, ok? Fate solo questo e guardate la schiena, non deve essere gobba, ok? Dovete proprio spingere indietro i glutei, proprio una seduta bassa, quasi un'accosciata massima. Fatto questo,
come dei furetti, prima un piede e poi l'altro, magari dateci alternanza, allungate dietro, piedi e gambe separate e ritorno e su, ok? Dico, rifacciamo, sorry, mi allungo giù, tac, tac e su, ok? Proprio veloce, veloce, torno. Faremo, il vostro corpo, lo so, magari ha delle abitudini, ok? La cosiddetta lateralizzazione che emerge su tante cose, anche su questo, per cui magari a me viene da partire sempre naturalmente con la gamba destra dietro. Quindi avrò attenzione di alternare un pochino, una volta parte una gamba, una volta parte l'altra, ok? Poi cosa ci manca da vedere? O semplicemente da ripassare la calciata dietro. Allora, calciata dietro, intanto abitua il muscolo quadricipite ad essere allungato velocemente, calcia con il tallone il gluteo. Attenzione che non è questo. Con il ginocchio che va in avanti, il ginocchio deve proprio rimanere sotto all'anca, ok? Con la schiena dritta, quindi nemmeno questo ci deve essere. Bene, la calciata dietro poi risulta proprio una corsettina di questo tipo. Attenzione che se sentite troppo fastidio alla schiena o alle ginocchia, eccetera, cercate di fare velocemente la calciata dietro senza fase di, diciamo, di volo, di salto, ok? Credo che sia stato visto tutto. No, ce ne manca uno. Allora, attenzione a questo, poi iniziamo con. Però poi ci beviamo un pochino d'acqua e poi iniziamo. Attenzione, l'abbiamo già visto in altre lezioni. Passo laterale e punto la gamba interna dietro. Passo, punto dietro. E la cosa importante qui, vedete che un piede non mi va a nascondere l'altro? Nascondere l'altro sarebbe questo, di metterlo in linea, giusto? Invece no, li lascio come se ci fossero due binari e poi capiremo perché. Il poi arriva adesso. Quando faccio il passo dietro, devo scendere, ok? Portare il ginocchio quasi fino a terra e cercando di rimanere belle diritte con la schiena, ok? Molto bene. Quindi questo lo chiameremo passo laterale con affondo dietro, giusto per tac tac capirsi rapide. Molto bene, ragazze. Dicevamo un pochino d'acqua. Arieggiate il locale se avete bisogno di un po' di aria fresca e di ossigeno. Qui si brucia l'aria subito. Come siete, avete bevuto il vostro goccino d'acqua consentito? Scherzo. Molto bene. Allora, siamo all'inizio del nostro trattamento metabolico per attivare proprio i primi meccanismi energetici che sono proprio quelli della, come si dice, il corpo va a reclutare quei meccanismi pronti per scattare, ok? ATP, CPM, è un discorso un po' lungo, non voglio annoiarvi. Quello che vi farà fare veloci le scale o prendere l'autobus, no, non perdere l'autobus, ok? Faremo 10 secondi con il leone dietro, ok? E 20 secondi di riposo passivo. Fermi, vi cercate la vostra piastrellina, vi obbligate a stare lì. Respirate semplicemente, magari fate un bel allungo della colonna per chi fa Pilates, delle belle respirazioni con l'attivazione della powerhouse. Ok? Però 20 secondi di riposo passivo, perché con il riposo passivo andiamo proprio a recuperare gli stessi meccanismi energetici che abbiamo appena utilizzato. E sapete che il corpo lavora su distruggo e ricostruisco di più. Ok? Molto bene. Allora, faremo quattro esercizi molto semplici, ok? Quattro esercizi con uno di seguito all'altro, quindi 10, 20, 10, 20, 10 e un minuto di pausa e poi lo ripeteremo ancora. Poi vediamo, ok? Il primo sarà corsa sul posto che abbiamo visto prima,
affondo, poi ci sarà l'affondo laterale solo da un lato, affondo laterale solo dall'altro e jumping jack. Questi sono i quattro che andremo a fare, ma ve li ricordo tranquilli, non c'è tanto da ricordare, ma ve lo ricordo comunque. Allora, io direi che siamo pronti a partire fra 10 secondi con la corsa sul posto, ok? Allora, mancano adesso solo 5 secondi, c'è il leone dietro a voi, 3, 2, vai! Vai, 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 c'è un leone, corri, muovi tanto, braccia, gambe, vai, 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 stop sul posto. Respira profondamente, puoi solo preparare lo spazio eventualmente laterale per l'affondo laterale, ok? Perché tra un po' partiamo. Io aprirò la gamba destra, allungherò in avanti il braccio sinistro, piccolo promo dell'esercizio. Pronti? Vai, veloce. Veloce, affonda, cadi quasi sulla gamba, ricordati che il passo è lungo e tocca la cosa più lontano che vedi davanti a te. L'ultimo, e pausa, resta. Preparati solo dall'altra parte per avere lo spazio, lo facciamo direttamente, stesso esercizio, dall'altro lato. 5 secondi, preparo, io vado a sinistra, mano destra alla spalla, 2, 1, vai. Lungo il passo, vai, veloce, veloce, lungo il passo e veloce, schiena diritta che si muove come un unico pezzo, né? E stop, fermi, il prossimo sarà jumping jack, cioè apro saltellino, apro e chiudo, ok? Valutate di avere spazio per le braccia, perché nocche contro libreria, ai ai ai. 4, 3, 2, 1, c'è il leone, vai, 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 vai. Vai, su, 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 ancora di più, ancora di più, ancora di più, sta correndo di più, vai, 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 non ti fermare. E ferma. Respira, ferma sul posto. Terminati questi 20 secondi, ve lo dirò io, ci muoviamo per un minutino camminando nella savana, ok? Di casa vostra. Fra 5 secondi camminiamo, pronti? Un minuto di cammino, se volete sosseggiare un po' d'acqua, fatelo, vi ricordo poca roba, ok? Oh, che siete? Due sorsini, wow! E adesso ci sarà ovviamente anche l'accumulo, quindi il lavoro su questo metabolismo non è l'unico, ma cominciamo già anche a lavorare un po' su un meccanismo energetico differente, però è importante rispettare questi tempi, così non mi perdete più neanche un autobus e fate le scale così come dei razzi. Ma tu non hai il fiatone? Bando alle ciance, ragazzi, fra 15 secondi si parte. Ripetiamo uguale, corsa sul posto, sarà il prossimo esercizio fra 5 secondi. 4, 3, 2, vai, c'è il leone, vai, 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 veloce, forti, 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 su, 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 vai velocissimo, la velocità, la velocità, la velocità, stop sul posto e respira. Powerhouse, allungati, intanto ti do la promo del prossimo esercizio. Ma sbagliato. Mano sinistra alla spalla sinistra, affondo a destra, mi allungo e ritorno. Pronti? Partenza? Via! Veloce e ampio, veloce, ampio, cioè, ampio, dai, 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 su, 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 guai a chi molla. E stop. 20 secondi di pausa, è consentito solo di crearsi lo spazio dall'altro lato. Io avrò l'affondo con la gamba sinistra, mano destra che parte alla spalla. Fra 5 secondi, 4, 3, 2, 1, vai, affondo laterale con allungo, affondo laterale con allungone, mi raccomando, vai, vai, stop, ulala, mi allungo in alto, attenzione, il prossimo sarà jumping jack, quindi il saltellino, apro e chiudo, e lo faremo fra 4 secondi, 3, 2,
Uno, vai, apri, chiudo, attenzione al movimento delle braccia, velocissimi, velocissimi. Anche qui scappiamo dal leone così. Vai, vai, vai. Stop. 20 secondi sul posto. La didattica del leone è un po' forzata, ma rende sempre. Ancora 10 secondi fermi. Allunghiamoci, respiriamo profondissimamente. Molto bene. Passeggiata libera per un minuto per la savana, ok? Cammina, non state fermi, vagate nella savana, attenzione ai pericoli, bevete, sorseggiate solo un po' d'acqua. Poca roba, sapete che lo dobbiamo ripetere, né? Ma siamo bravissime, eh? Siamo nei tempi perfetti. Allora, siamo a metà del recupero attivo, quindi c'è l'attività, mette più in circolo chiaramente il sangue e quindi il nostro acido lattico viene portato via dal sangue e diciamo l'ATP, quello che i nostri muscoli vanno ad usare, viene, come dire, ripresentato ai nostri muscoli. Allora, siamo pronti adesso. Due, corsa sul posto a razzo, vai! Ero perso un po', c'è il leone, vai, 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 più veloce, più veloce, che vai piano! Stop! Cattiva, troppo? No, vai, stai sul posto, respira perché il prossimo sarà l'affondo laterale con allungo. Creati lo spazio, fai mente locale. Tra 5 secondi partiamo, lungo il passo e allungati veramente. Vai, allungati. Vai, 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 vai. Io non do conteggi, perché ognuno ha il proprio ritmo, il più veloce possibile, ma allo stesso tempo ampio il passo. Corretta l'esecuzione. Stop. Vado solo dall'altra parte, se vi dovete creare lo spazio per l'altro lato. Quindi vado a sinistra, ma preparo la mano destra, la spalla destra. 5 secondi e si parte di qua, ragazzi. Pronti? 3, 2, vai! Lungo il passo e allungati. Vai, mantieni la velocità, la precisione, la lunghezza del passo. Wow, 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 wow. E stop. Trova lo spazio. Fra 15 secondi faremo jumping jack. Saltellino, apro, chiudo, alzando bene le braccia. 5 secondi. Pronti? Prontissimi? Via! Apro e chiudo. Velocissimissimissimissimi. Vai, 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 vai. E voilà. Fermi sul posto. Mi ossigeno. Allungati in alto con la colonna. Ancora qualche secondo fermi, ragazzi. Ancora 5, dopodiché ci facciamo una camminata. Vai. Cammina attorno alla stanza. Non stare assolutamente fermo. Puoi anche fare la passeggiatina sul posto. Muoviti un po'. Bevi un goccino d'acqua. Abbiamo ancora qualche secondo. Anzi, facciamo qualche cosa in più, facciamo passare un pochino il fiatone con delle respirazioni, movimenti soft, ma non completamente fermi, ok? Ossigenati bene. Adesso abbiamo ancora un po' di polmoni da sputare, come si dice. C'è sempre il leone, ok? Qua così, in questo momento ha mangiato, buono il mio. C'è sempre il leone, pronto a inseguirvi, ok? E faremo con dei tempi un po' diversi, un 20 secondi con il leone e un 10 secondi di cammino, di riposo attivo, come abbiamo fatto prima, vi ricordate la camminata, ok? Quindi saranno 8 esercizi e più o meno rivedremo tutti gli esercizi visti
nel riscaldamento, quindi anche vi ricordate l'apro, l'affondo dietro, oppure verticale, orizzontale, ok? Li faremo per 20 secondi con la didattica del leone che vi corre dietro e 10 secondi di riposo attivo, ok? Noi siamo pronti a partire fra pochi secondi con la corsa sul posto. Attenzione, vi chiamerò agli esercizi, faremo come la precedente cosa sequenza e poi cambierà qualcosa. 3, 2, vai, corsa sul posto, 20 secondi, vai veloce, 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 veloce come il vento, vai, 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 chi si ferma, vai, respira veloce, vai, 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 ancora un po', ancora un po', ancora un po', resisti, 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 cammina, 10 secondi. Il prossimo fai mente locale sarà l'affondo laterale con l'allungo del braccio. Vi ricordate? Quello di prima. Pronti? Partenza, via! Affondo e allungo, affondo e allungo, affondo e allungo. Vai, 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 vai. Su, su, su. Lungo il passo. Affonda bene, ricorda i dettagli, mantieni la velocità. Dai, 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 dai. Vai, vai, ancora un po', ancora un po'. E cammina 10 secondi. Là là. Il prossimo sarà l'affondo, ovviamente, controlaterale. Tra 2, 1, partenza e via. Dai, dai, sono corti 10 secondi, Vai, vai, vai. Bene l'esecuzione, ginocchio in linea con il piede. Allungati bene. Schiena diritta come una tavola, chi scende allunga. Vai giù bene con il bacino. Ancora poco. Stop, cammina 10 secondi, ti dico il prossimo intanto che sarà verticale orizzontale, 3, 2, 1, allungo, giù, furetti, furetto, su, giù, tac, tac, ricordati di cambiare ogni tanto, né? Vai, mantieni la velocità, mantieni, 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 allungati bene, cambia ogni volta il piede che va dietro, cerca di ricordarti e stop. 10 secondi già partiti, il prossimo sarà corsa veloce sul posto, pronti, partenza, via. Vai, 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 chi molla, dai che c'è il leone, eh? Vai, su, corri, no, 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 di più, di più, di più, vai, vai, ancora un po', ancora un po', cammina 10 secondi. Il prossimo sarà apro e affondo dietro. Ricordate, alternato ovviamente. Cammina. 3, 2, 1. Apro, passo dietro, affondo. Apro, passo dietro e affondo. Vai veloce. Fai bene il passo. Bene lo squat monopodalico. Guai a chi molla, eh. E vai giù bene. Con il ginocchio devi sfiorare il pavimento. E voilà, 10 secondi di pausa, poi ci sarà la calciata dietro, fra 4, 3, 2, 1, calcia il gluteo con il tacco, vai, veloce anche questa, eh, guarda chi molla, dai, 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 tieni, tieni, camminata sul posto. Il prossimo è l'ottavo, sarà jumping jack, apro e chiudo, 3, 2, 1, vai, apro e chiudo veloce, vai, 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 dai, dai, ancora 5, 4, 3, 2, 1, stop, cammina 10 secondi su. Meritatissimo minuto di riposo attivo, vaga nella savana, ok? Ti do, quando te la do la brutta notizia, la sai già, lo dobbiamo ripetere. Che sete! Dai che ci manca solo uno, ok?
ma abbiamo 33 secondi di riposo ancora. Ripeteremo lo stesso e dopo, ve lo giuro, stretching, ok? E dopo magari si mangia, no, scherzo. Sì, o meglio, si mangia, si beve, si riposa. Tra 15 secondi ripartiamo con la sequenza degli 8 esercizi. 8 esercizi, ragazzi, proprio polmoni a terra, lingua fuori, eh? Pronti con la corsa sul posto. Ah, adesso, vai, 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 velocissima, velocissima. Guarda chi molla, vai a chi molla, piuttosto ti fermi prima, ma velocissima, velocissima, non devi mollare la velocità. Vai a chi molla la velocità, vai a chi molla, vai a chi molla. Vai, vai, veloci. Pausa, cammina 10 secondi. Mai diminuire l'intensità, eh. Se state proprio per schiattare, fermatevi, ma non dimentichi la velocità. A fondo laterale con allungo. Parto ora. Vai, vai, vai. Lungo l'affondo e anche l'allungo del busto del braccio. Vai a mancare di intensità. Vai, dai, dai. Pausa. Ovviamente attivo. Ovviamente il prossimo sarà l'affondo controlaterale, praticamente ora. Lungo il passo, lungo il braccio, lungo il busto, vai chi molla, veloce lungo il passo. Dai, dai, su, su, manca poco, resisti, dai, pausa 10 secondi. Il prossimo sarà verticale, orizzontale. Tra 5 secondi trova gli spazi, 2, 1, allungo, giù, tac, 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 su, giù, allungo, allungo, su, giù, allungo, allungo, su, giù, allungo, allungo, su, giù, allungo, allungo, up, forza, vai chi molla, veloci, pausa, 10 secondi, il prossimo sarà corsa sul posto. 3, 2, 1. Vai. 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 Dai, 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 dai. Dobbiamo arrivare proprio che non ce la facciamo più. Dai. Dai, 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 dai. Stop. 10 secondi prima di apro, passo dietro e affondo. 3, 2, 1. Apro, passo dietro e affondo. Dai. Apro, passo dietro, affondo. Sì. Dai. Dai. Ulala. Manca poco. Apro, passo dietro. Lungo il passo. E cerca di andare giù bene. Stop con il ginocchio. Passato, calciata dietro, 5, 4, 3, vai con la calciata dietro, dai, corri, corri veloce, dai che manca davvero poco, siamo bravissime, bravissimi, dai, su, 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 solo 5 secondi, 4, 3, 2, stop, cammina, sai che ti manca l'ultimo? E sarà jumping jack, dai, è anche facilissimo, trova gli spazi, pronti, vai, 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 tutto adesso, tutto, 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 vai, tutto adesso, mantieni, 3, 2, 1, cammina. Un applauso, bravissimi. Un po' d'acqua. Voilà, complimenti. Very. Là là. Facciamo fermare lentamente il nostro sistema.
e agevoliamo con delle respirazioni profonde. Mi allungo bene in alto. Allungati bene con la colonna, attivati nella powerhouse dal basso verso l'alto. Tiriamoci un po' le spalle. Copri, stendi un braccio in avanti, lo accompagni in chiusura, tira un po' le spalle. Cambio. Ossigenati bene, lascia andare bene le braccia come se ci fosse dell'acqua da scrollare dalle dita delle mani. Trova un aggancio per la mano e tiriamo il muscolo della coscia afferrando dorso del piede o caviglia. Attenzione a non lasciare davanti il ginocchio ma sotto all'anca e evita di inarcare la schiena. Spingi leggermente avanti il pube e allungati bene in alto con la colonna. Ancora un po'. E sciogli dall'altra parte. Io sfrutto il muro del soffitto. Prendi il dorso del piede, cura anche qui di lasciare il ginocchio sotto all'anca. Spingi leggermente avanti il pube, allungati ben in alto con la colonna. E voilà, sciogli, scrolla bene quello che abbiamo fatto per le braccia, lo facciamo per le gambe. Immagina di avere dell'acqua, no? Da scacciare dai piedi, dalle dita, scrolla bene. Ora trovo un appoggio per le mani, ok? Un lungo passo all'indietro e tira il polpaccio. Lascia una bella linea tra busto e gamba, quindi non resto né così, non mollo la tenuta della schiena, lascia il tallone a terra, respira, ossigenati bene, come tira, eh? Facilitiamo con lo stretching il recupero. Anche proprio favoriamo la circolazione delle tossine, quindi ci liberiamo prima dei residui del metabolismo. Cambio dall'altra. Ossigenati bene, porta ossigeno con dei respiri profondi ai tessuti muscolari che hanno intensamente lavorato. Molto bene, sciogli un attimino. Ora trova l'appoggio della... prendiamo la sedia. Se ce l'avete, o comunque serve un appoggio, diciamo, per il nostro piede, per la nostra gamba, ok? E cerca di scendere con il busto verso il piede di terra. Dovresti sentire bene lo stretching sia della catena cinetica posteriore che interna della coscia e piegati un po' anche sulla gamba d'appoggio, sentirai di più l'interno coscia tirare. Mi metto di lato così vedi bene anche questo movimento, da qui, la gamba tesa. Piega un po', estendi, piega un po', estendi. Quando piego spingo bene indietro e giù il bacino. Ok, con decoro cambio. Metto di qua, appoggio il piede, orienta il piede in avanti, ginocchio e piede in avanti, raggiungi terra con le mani. Piegati un po' spingendo indietro e giù il bacino e stendi. Calibra la distanza dalla sedia. Quando ti pieghi devi sentire tirare bene l'interno della coscia
destro, piego e su. Ok, bravissimi ragazzi, con decoro risalgo, prendo la sedia, la uso umanamente sedendomi, ok, inspira, fuori l'aria, fai scendere la schiena, la rilassi giù, lascia quasi a ciondoloni la testa, sposta le mani sulla sommità delle ginocchia, premi con le mani sulle ginocchia e risali. E ancora scendo, resto un po' a ciondoloni, sposto le mani sulle ginocchia, sulle cosce, fai lavorare le braccia per far risalire il busto. Ancora una volta, vado giù, sposta le mani e risali. Ora mettiamo la mano sinistra contro la coscia destra, prepara il braccio destro fuori e vai in flessione laterale senza staccare il bacino opposto, mi raccomando, e giù. Mi allungo bene e ritorno ancora una volta, fai un po' di leva qui fra mano e ginocchio, così rimane più stabile la posizione. Dall'altra, vado in flessione e ritorno, vado in flessione laterale e ritorno. Voilà. Sciogli un po' le spalle, le sollevi e le lascio cadere. Molto bene, ragazzi. La nostra lezione è terminata. I miei complimenti, siete state bravissime, bravissimi. Bevete un bel bicchiere d'acqua, anche due, ok? Voi mangiate, riposatevi un po' e ascoltate le sensazioni del vostro corpo anche nel post lezione. Molto bene, vi ringrazio, vi auguro una bellissima giornata e ci vediamo presto con una prossima lezione. Ciao!